Grazie. Bene, benvenuti a tutti e al secondo incontro sulle Spark Query in Wikidata. Passo la parola a Camillo. Grazie. Allora, dunque, condividi schermo. Sì, perfetto. Allora, noi ripartiamo dalla medesima pagina della volta scorsa, cioè questo User Epidosis Query Sexp. Ora, posto che la volta scorsa abbiamo messo una serie di basi che dovrebbero essere riassunte in questa prima colonna di punti qui, questa qua, questi 10 punti qui, oggi io ho segnato questi altri punti qui. Poi di fatto, diciamo, query livello avanzato contiene un po' qualunque cosa, quindi in realtà è possibile che queste cose le finisca anzitempo e poi faccio anche un po' quello che mi chiedete, perlomeno se ci riesco, perlomeno posso provare a fare un po' quello che mi chiedete, finiti questi punti. Allora, quindi il query service di Wikidata. Allora, il primo punto che ho segnato riguarda i rank. Cioè, era stato anche chiesto la volta scorsa questa cosa che adesso rivediamo. Allora, riproponiamo una query del tipo: io seleziono, beh, all'interno degli elementi che sono anzi, che sono, che hanno come occupazione, vediamo un po', Wikidata, sì, filologo, bon, ecco, la connessione internet non è stabile, perfetto, speriamo bene, Ti eri item, bloccato per un prendiamo, momento. ottimo, ma pare che almeno per quel momento si sia risolto, speriamo Sì, bene, sì, sì. data di nascita, la mettiamo come variabile, quindi data nascita, e quindi selezioniamo l'elemento, selezioniamo la data di nascita e magari mettiamoci anche le etichette, che è meglio, se no non si capisce niente. Allora, item e item label. Ok, buono. Allora, con una query come questa, che adesso abbiamo anche così per Pandan, con una query come questa io sto cercando le date di nascita delle persone che hanno come occupazione filologo, che sono, appunto, otteniamo 10.011 date di nascita. Le posso ordinare per etichetta dell'elemento, ad esempio, se le ordino per etichetta dell'elemento, ecco, vedete qui già una interessante cosa, cioè vedete che in questo punto il medesimo elemento appare su due righe, con due diverse date di nascita. Ora, questo è un problema di visualizzazione, cioè quando vedete 1º gennaio, molto molto spesso in realtà vuol dire che la precisione della data è anno e che viene visualizzata come default come 1º gennaio. Infatti, se io ci passo sopra mi dà l'ISO grezzo e già questo mi fa capire più cose. Ma ecco, se io entro dentro questo elemento per vedere che problemi ha, allora, al di là del fatto che qui dovrei avere AP Berennikov di qua e da questa parte dovrei avere Alexander Petrovich, anzi Barannikov, perfetto, ok, quindi sistemiamo questa cosuccia, 1890 questo è lui, poi scendiamo un po', ecco, qui, allora, qui abbiamo un problema legato al fatto che vedete, ci sono due date di nascita che hanno una precisione giorno e l'altra precisione anno, e ne dovrei porre una come preferita, dovrei avere una fonte migliore di Wikipedia in russo per porre il giorno come preferito. Vediamo un po' se ce l'ho, giusto dando un'occhiata. L'enciclopedia dell'Ucraina moderna potrebbe essere una buona fonte, vediamo un attimo, giusto per fare un esempio, anche perché poi la fonte Open Library non va niente, quindi possiamo anche toglierla. Così come anche questa qui, se ha come fonte Open Library, la possiamo anche togliere e mettiamo una fonte migliore. Vabbè, questo era un caso in cui bisognava sistemare qualcosina. Ecco, 9, cos'è? 9,
9 marzo gregoriano e poi da 4 settembre. Ok, questa qui la mettiamo prima. Questo, 9 marzo giuliano, perdon. 9 marzo giuliano, togliamo Wikipedia in russo e ci mettiamo l'enciclopedia dell'Ucraina moderna. Ecco, adesso la mettiamo così. Quando si trova un errore lo si corregge direttamente. Ok, perfetto. Abbiamo l'enciclopedia dell'Ucraina moderna come buona fonte per la data. Ok. Quello che quindi accadeva qui era che venivano visualizzate due date di nascita, perché ce n'erano effettivamente due e perché nessuna delle due aveva una classificazione preferita. Nel caso in cui una delle due avesse avuto classificazione preferita, io avrei visto solo quella con classificazione preferita. Ora, se io becco un altro caso di doppia data, si può mostrare, ecco, tipo questo qua. Vediamo un attimo questo. Questo qui è Abul Barakat Ibn Al-Ambari, ad occhio e croce. Se io questa persona riesco a portare una delle due date, mamma mia, a classificazione preferita, allora qui vediamo un attimo se BNF dice effettivamente luglio, giusto per dare un'occhiata. Allora, cosa dice BNF? Vediamo subito. BNF mi dà luglio, ok, quindi luglio, che ha una buona fonte, può essere passato sul preferito, peraltro direi che questa va in giuliano, non in gregoriano. Questi sono i tipici problemi, perché era prima del calendario gregoriano, quindi ecco. Adesso vedete che ho messo questa con rank preferito, già che ci sono, mettiamo giuliano, anche l'anno 1119, e volevo vedere anche la data di morte, vediamo un attimo. Data di morte, ah vabbè, qui la fonte Wikipedia in russo, allora la lasciamo così. Ok, comunque adesso vedete che ho messo la data di nascita che ha precisione maggiore, cioè la precisione mese, l'ho messa come preferita rispetto a quella che ha precisione anno, perché entrambe hanno buone fonti e quindi a parità di buone fonti vince quella più precisa. Se io adesso faccio ripartire la query, teniamo in mente Abul Barakat, ok, vediamo un po' cosa succede, vabbè adesso perché il risultato era memorizzato, facciamo così in modo che non usi il risultato memorizzato. Se si aggiorna in sufficiente poco tempo possiamo già vedere il cambiamento nei risultati, se no vi fidate che ci sia un cambiamento nei risultati in base a quello che dico io. Allora, lui adesso sta ricaricando. Camillo, per comodità, passa la query in chat, così sì. Chi non è riuscito a scriverla ce l'ha. Ok, allora, dunque, passiamo la query in chat. Vediamo un po', dici da un messaggio. Ok, allora, vediamo subito se ce la facciamo. Allora, tutti, ok. Perfetto. Ok, sì, peraltro ha funzionato, perché vedete che il risultato è uno in meno, da 10.011 a 10.010, e infatti se io torno su Abul Barakat in Alambaria, no, invece è uno in meno, ma è comunque, sì, è uno in meno perché ha tolto il caso sopra del russo, ha tolto AP Barannikov, no. Però ecco, al prossimo aggiornamento di risultati, 1119 scomparirà perché ha un rank normale, ma essendoci anche una data di nascita con rank preferito, quella con rank normale verrà ignorata. E quindi appunto mi era stato chiesto come visualizzare le date con tutti i rank, cioè non soltanto quelle con rank preferito, ma quelle anche con rank normale. E allora per fare questo, il VDT, il prefisso VDT, mi manda automaticamente sui valori che hanno rank che hanno il rank migliore, il cosiddetto best rank. Quindi per invece prendere i valori che hanno tutti i rank, adesso dobbiamo fare una cosa diversa, per la quale mi è utile questa immagine, che adesso guardiamo. Ecco, vedete questa immagine. Allora, qua c'è l'elemento VDQ1234, lo vedete. Il VDT che abbiamo usato finora mi porta al simple value, al valore semplice. Quello che questa immagine non mi dice, perché questa immagine riassuntiva, è che mi porta al simple value
soltanto, qua ci si potrebbe mettere VDT aperta parentesi best rank, cioè mi porta soltanto ai simple value che hanno il rank migliore. Invece c'è un'altra via per giungere qui, vedete, ed è la via che passa qui e poi qua, quindi che va al centro sulla statement e che poi dalla statement scende sul valore. In questo modo, passando dalla statement, cioè dal nodo della dichiarazione, il cosiddetto nodo della dichiarazione, io posso arrivare a tutti i valori, non soltanto quelli con rank migliore. Mostriamolo in pratica. Anziché scrivere VDT P569, metto P2.P569 e a questo punto ottengo il nodo della dichiarazione, lo chiamiamo, che so, D, nodo della dichiarazione, poi riprendo il nodo della dichiarazione che ho chiamato D, mettiamolo a capo per chiarezza, riprendo il nodo della dichiarazione che ho chiamato D e con il prefisso PS, sempre P569, arrivo al valore della data di nascita che in questo caso saranno tutti i valori con tutti i rank possibili. Mostriamo. Adesso la query riparte. Intanto ci riflettiamo sopra. Vedete appunto io con P giungo al nodo della dichiarazione e dal nodo della dichiarazione con PS arrivo di nuovo al valore, ma in questo caso considerando tutti i valori. Vedete che i risultati sono nettamente saliti da 10.010 a 10.431. Quindi ho tirato fuori anche una serie di altri risultati, che hanno un rank non preferito. Se io mi chiedo quale rank abbiano queste dichiarazioni, lo posso fare aggiungendo un'altra condizione. Allora, il rank è una caratteristica che non riguarda il valore, ma è una caratteristica che riguarda la dichiarazione, che riguarda il nodo della dichiarazione. Quindi io posso aggiungere un'altra condizione e dirgli: il nodo della dichiarazione ha un Wikibase rank che io pongo come interrogativo, quindi lo metto come una variabile rank e la metto qui come tra le variabili che seleziono, no? Quindi io gli chiedo di mostrarmi anche per ognuna di queste dichiarazioni quale rank ha. E lo faccio ripartire. Intanto guardo cosa c'è in chat. Differenze tra PS e PQ. PQ ha uno scopo del tutto diverso, perché PQ prende i qualificatori. Quindi PQ prende i qualificatori, mentre PS prende il valore principale della proprietà. Ok. Hola. E vedete che appunto sono usciti, c'è una colonna rank in cui io posso anche ordinare, no? E quindi vedete, adesso io la ordino, vedete che ci sono alcune dichiarazioni, non molte, alcune, beh, neanche così poche, che hanno un rank deprecato. Vedete che ce ne sono un po' che hanno un rank deprecato, sono queste. Per qualche motivo, insomma, hanno un rank deprecato. Poi la gran parte, la stragrande maggioranza, ha un rank normale. E in fondo, se io faccio l'ordinamento inverso, in fondo vedrete che ci sono quelle con rank preferito, esatto. Qua ci sono quelle con rank preferito, adesso ho fatto l'ordinamento dal fondo e quindi mi dà quelle con rank preferito. Questo mi permette anche, volendo, di fare un filtro per prendere, che so, soltanto le dichiarazioni che hanno rank deprecato, perché, che so, voglio indagare su quelle che hanno rank deprecato. Allora io gli metto, al posto di mettere il rank come variabile, gli dico dammi soltanto quelle che hanno deprecated rank, vedete, di nodo della dichiarazione ha come rank il Wikibase deprecated rank, lo rimando e a questo punto lui mi mostrerà soltanto i casi di date di nascita che sono deprecate. Adesso attendiamo che arrivi. E vedete che ci sono date di nascita deprecate, che sono infatti solo 30. Vedete che sono 30. Io posso anche a questo punto fare un passo oltre. Adesso proviamo a vedere una di queste date deprecate. Tipo, vediamo questa qua. Vediamo quella di Giuseppe Giusto Scaligero.
Allora, se io vado sulla data di nascita di Giuseppe Giusto Scaligero, questa qui è deprecata senza una ragione. Ok, questa è deprecata senza una ragione. Interessante. Di solito per deprecare una cosa si mette una ragione. Proviamo a vedere se un'altra ha una ragione. Vediamo un po'. Questa qui ce l'avrà una ragione? No, non ha una ragione. Beh, vabbè, però ha come fonte Wikipedia in inglese, l'altra come fonte data BNF. Questa qui sinceramente l'andrei a rimuovere direttamente. Vediamo un po' se ne trovo una che ha una ragione, perché mi interessava mostrarvi il caso di date deprecate con una ragione esplicitata. Allora, vediamo un po' se ce la facciamo. Questo è un filologo norvegese. No, non ha una ragione. Fonte, vabbè. Beh, mettiamo prima quella che è 2 ottobre. E niente. Allora, nella mia ricerca di mostrarvi una cosa con una ragione, beh no, questa qui sono sicuro che ce l'ha, perché ce l'ho messa io. Quindi diamine, questa qui ce la dovrei aver messa io, quindi la ragione ce l'ho messa. Spero bene, insomma. Oh là, perfetto. Errore della fonte citata, lo vedete? Questo è un caso in cui abbiamo una ragione della deprecazione. No, motivo di classificazione sconsigliata, errore della fonte citata. Questo è un qualificatore, no? Questo è un qualificatore e se apro, questi sono i riferimenti che riportano la data errata, no? Ah, vediamo cosa c'è in chat. Con PQ potresti cercare nel qualifier, esattamente, sì. Camilla, da dove hai preso che si mette Wikibase Rank? Dalla documentazione, cioè nella documentazione generale, questo elemento che mi è stato linkato, vediamo un po', FS. Due date. Cosa? Due date? Okay. Due date, una in giuliano e una in gregoriano, probabilmente è per quello che è stata eliminata una delle due. Sì, peraltro questa qui è pure senza fonte, quindi appunto, sinceramente quella in gregoriano senza fonte la si può anche far fuori. E qui mi sa che, come al solito, bisogna invertire nella etichetta inglese. E, no, ecco, però appunto, quello che mi interessava era mostrare un caso di qualificatore, perché così adesso, vedete, ecco, qui che abbiamo il qualificatore motivo di classificazione sconsigliata, errore nella fonte citata, ecco, adesso questi quali possiamo mostrare nella query. Quindi, com'è che io mostro i qualificatori? Nel modo che mostravo poco fa, cioè con PQ. PQ non è alternativo a PS, PQ ha uno scopo diverso, serve per mostrarmi i qualificatori della dichiarazione. Quindi adesso io cosa faccio? Metto, sempre prendo come punto di partenza il nodo della dichiarazione, quindi D, e metto PQ, motivo di classificazione sconsigliata, e poi il motivo lo metto come variabile, vedete, la chiamo motivo e la metto qui e mando di nuovo la query. Quindi vedrò per questi casi in cui ci sono delle date deprecate, qual è il motivo della deprecazione. Certo che lo vedo come elemento, il che non è facilissimo, quindi forse è meglio se gli chiedo motivo label, così almeno capisco che cosa diamine è. Ok, e ce l'ha fatta. Vedete, ecco, in generale il motivo è errore nella fonte citata, oppure, vabbè, valore non corretto, che diciamo non è propriamente precisissimo, però ok, oppure anche elemento valore meno accurato. Ecco, vedete che ne ho solo 7. Perché ne ho solo 7? Perché negli altri casi il motivo non è stato specificato. Quindi se voglio riottenere anche gli altri casi, banalmente metto il motivo come optional, mettendo il motivo come optional, gli altri casi di prima riappaiono, vedete, in una serie di casi motivo label è vuoto perché il motivo di deprecazione non è stato specificato, dove è stato specificato vedete che lo ottengo. In questo modo quindi sto interrogando anche un qualificatore, per cui abbiamo visto anche come si interroga, vedete appunto, sempre dal nodo della dichiarazione, io vado a interrogare il qualificatore. Spero che questo sia chiaro, se volete mostro un esempio diverso. Ad esempio potrei, adesso ci stufiamo di guardare le date deprecate, che sono una cosa brutta, sono deprecate, quindi non vogliamo più quelle deprecate. Ecco, nel caso in cui, allora adesso togliamo questa cosa del deprecato, se io sono interessato a vedere soltanto le date che hanno il rank migliore, quindi
a emulare la scrittura del VDT, però avendo il nodo della dichiarazione, devo fare in un modo leggermente diverso, cioè non uso Wikibase Rank, ma uso la lettera A. Non mi chiedete perché, ma uso la lettera A e metto A Wikibase Preferred Rank, perché il Preferred Rank non è un vero e proprio rank, cioè i tre rank di Wikibase sono deprecato, normale e preferito. Deprecato, normale, preferito, quindi no, non dovevo scrivere preferred, dovevo scrivere best, cioè il rank migliore, ecco appunto. Perché il rank migliore è un concetto che non è un vero e proprio rank, cioè se io ho una dichiarazione su Wikidata, se io aggiungo una dichiarazione, i rank che posso specificare sono preferito, normale, sconsigliato. Non esiste rank migliore. Rank migliore vuol dire che dato un insieme di valori, questo qua è un esempio ottimo, qua ci sono quattro valori, uno è preferito, uno è normale e due sono sconsigliati. Dato un insieme di valori, il best rank è in questo caso il valore preferito. Se non ci fosse il valore preferito, sarebbe il valore normale. Quelli deprecati vengono sempre esclusi. Quindi ecco, per dire che io voglio il rank migliore, o scrivo item VDT P569 data nascita, questa è una possibilità. L'altra possibilità è questa, cioè item P569 D, cioè il nodo della dichiarazione, e il nodo della dichiarazione ha il rank migliore. Quindi la scrittura in riga 4 e la scrittura in riga 5 sono alternative, ma hanno lo stesso esito, hanno esattamente lo stesso esito. Anzi, no, scusate, la scrittura, l'insieme, scusate, no, hanno lo stesso esito mettendo assieme queste tre righe. Quindi questa qui, riga 4, cioè io vado direttamente dall'elemento al valore che ha il rank preferito, oppure in riga 5 io vado dall'elemento alla dichiarazione, specifico che la dichiarazione deve avere il rank migliore, e poi vado dalla dichiarazione al valore. Quindi questa scrittura con un passaggio o questa scrittura con tre passaggi hanno il medesimo esito, col vantaggio ulteriore che però con la seconda scrittura, che comunque è più lunga, quindi mi comporta uno sforzo maggiore, però al tempo stesso ho un vantaggio. E il vantaggio è che io ho una variabile in più, cioè ho la variabile dichiarazione, che mi può servire per estrarre i qualificatori e i riferimenti. Senza la variabile dichiarazione io non posso estrarre i qualificatori e i riferimenti. Questo è chiaro, questo forse è uno dei passaggi più complessi, però diciamo, secondo me l'immagine lo spiega bene. Però dite, se non è chiaro, ne riparliamo. Pare sia chiaro. Quindi io adesso commento questa scrittura semplice, vedete ho messo un hashtag e quindi ho commentato la riga 4 e mi tengo la riga 5. Tra parentesi possiamo anche dire un'altra cosa, la riga 5 che è scritta in questo modo si può scrivere anche in una forma più sintetica, perché vedete c'è sempre la variabile D, che qui è l'oggetto, qui è il soggetto e qui è il soggetto. Allora io posso fare una cosa del genere, posso fare ad esempio, per dire, siccome D è il soggetto sia di questa parte qui sì, di questa parte qui, posso togliere D e mettere qui un punto e virgola, ad esempio. Questo mi permette di abbreviare un pochino, così, si sa mai, però. Ok, allora, se io adesso voglio indagare i riferimenti delle date di nascita che hanno il miglior rank possibile, come dice questo punto centrale, io parto sempre dal nodo della dichiarazione, vedete, il nodo della dichiarazione è quello che ho chiamato D, e vado su verso il nodo del riferimento. Vedete, questo è il nodo del riferimento, che vedete si collega al nodo della dichiarazione tramite questo prove was derived from.
Quindi io cosa faccio? Metto di prove was derived from riferimento. Vedete? E se io faccio questo e metto riferimento qui in cima, giusto per mostrare cosa accade, cosa accadrà mai? Allora, cosa accadrà mai? Accadrà che io vedrò l'identificativo piuttosto lungo e complesso che identifica il riferimento. Vediamo l'esempio, vedete, questi qua sono gli identificativi dei riferimenti di cui io mi faccio sostanzialmente niente. Per carità, carini, però insomma non me ne faccio molto. Quindi cosa posso fare invece? Qualcosa di più interessante. Posso vedere ad esempio quali riferimenti contengono SBN. No? Quindi io a questo punto sono nel nodo del riferimento. E vedete, il nodo del riferimento raggiunge il valore tramite PR. Tramite il prefisso PR. Quindi io prendo il riferimento come soggetto e metto PR P396 che è SBN e poi vabbè ci metto SBN, l'identificativo di SBN che lo metto come variabile, no? Metto come variabile l'identificativo di SBN. A questo punto, beh, cosa potrebbe interessarmi? Potrebbe interessarmi ad esempio l'ID di SBN usato come fonte, no? Quindi adesso facciamo ripartire questo e vediamo l'esito. Ecco, ottengo 75 risultati. Quindi in questo caso cosa sto vedendo? Sto vedendo che ad esempio in questa riga qui Fabio Massimo Bertolo è nato il 7 aprile del 67 e la fonte secondo la quale è nato il 7 aprile del 67 è questo ID di SBN, per dire. Oppure, che so, potrei anche fare un ragionamento diverso. Potrei chiedermi, ad esempio, quali sono i casi in cui la data di nascita non ha come riferimento SBN. Allora, banalmente, faccio così ed escludo tutti gli elementi in cui ci sia una data di nascita con il rank migliore possibile, tra i cui riferimenti non c'è SBN. Questa ovviamente è una ricerca leggermente più lunga, che però sono sicuro darà a un certo punto un esito, mi escluderà 75 risultati, non è che mi escluda tutto sto che, però mi escluderà 75 risultati, cioè mi esclude tutti i casi in cui SBN viene usato come riferimento per la data di nascita. Ecco, vedete, mi ha escluso un pochettino di risultati e ottengo tutti gli altri. Vedete, io attualmente sto selezionando sempre soltanto elemento, etichetta e data di nascita, quindi non sto vedendo nient'altro, però appunto ho questa cosa. Oppure, che so, altro esempio, potrei prendere tutti i casi in cui il riferimento viene fatto tramite un URL di riferimento, quindi P854 che è l'URL di riferimento, URL, e poi gli chiedo di vedere qual è l'URL di riferimento che viene usato, per dire. A questo punto lui riparte e mi mostrerà gli URL di riferimento che vengono usati come riferimento per le date di nascita. Adesso lui le carica, leggermente più lungo, e ce la fa. Ecco, me li visualizza così perché evidentemente ce n'è qualcuno molto lungo che fa sballare la tabella in modo drammatico. Tipo, ce ne sono alcuni molto lunghi che fanno, però appunto ho ottenuto. Vedete, ad esempio, Johann August Bach è nato il 17 maggio 1921 secondo questo URL di riferimento. Tra parentesi, notate che in molti casi l'uso dell'URL di riferimento si potrebbe evitare a favore dell'uso dell'identificativo, che è meglio per una serie di ragioni, però vabbè, a parte questa piccola notazione di colore, comunque vedete che appunto la query funziona. Quindi abbiamo visto come si indagano i rank, come si indagano i qualificatori e come si indagano i riferimenti. A questo punto potrei forse anticipare un punto che avevo messo più sotto e mostrare anche almeno qualcuna delle funzionalità legate a filter. Filter è un... non saprei come chiamarla, credo si possa dire funzione,
una funzione che permette di fare alcune cose ulteriori. Ad esempio, io potrei, che so, filtrare i casi in cui l'URL di riferimento, che è questo qui, no, contiene al suo interno determinati caratteri testuali, no? Quindi in questo caso io applico un filtro basato su un'espressione regolare, quindi all'interno di filter apro anche regex, no? Che sta per espressione regolare, metto la variabile che voglio analizzare, poi metto una virgola e qui metto invece ciò che deve essere presente nell'URL. Ad esempio nell'URL cosa vogliamo? Vogliamo la Treccani, che so. URL che contengono Treccani. Se ho scritto correttamente, questa qui dovrebbe funzionare. Vediamo un po'. Dovrebbe mostrarmi soltanto i casi in cui l'URL di riferimento contiene la parola Treccani. Il fatto che venga fuori zero mi fa pensare che non l'abbia scritta correttamente, e questo perché? Vediamo un po'. Potrebbe essere perché dovevo usare str? Vediamo. Forse era perché dovevo usare str. Vediamo un po'. Allora, adesso vediamo un po' se ce la fa. La query va, sì, dovevo usare str, perché lui non considera l'URL come stringa, ma lo considera come indirizzo, e quindi per dirgli che deve applicare un'espressione regolare a un indirizzo, devo prima trasformare l'indirizzo in stringa, e per trasformare l'indirizzo in stringa uso questo comando str. Ok, quindi, hola, vedete che appunto ci sono 43 casi in cui la Treccani viene usata come riferimento in formato di indirizzo. Anche in questo caso, peraltro, si dovrebbe usare l'identificativo anziché l'indirizzo, però diciamo, a parte questo, comunque la query funziona. Ad esempio, io potrei usare questa query per sapere tutti questi casi che poi potrei andare a correggere in vario modo, togliendo l'URL di riferimento e mettendoci invece l'identificativo, per dire. Potrebbe essere una funzione diagnostica interessante. Quindi appunto, in questo modo ho applicato un filtro basato su un'espressione regolare a un indirizzo. Una cosa diversa che potrei fare invece qual è? Ah, vediamo se cosa c'è in chat. Benefici di usare regex rispetto a contains. Ma allora, per quanto riguarda un caso di questo tipo, probabilmente vedere indirizzi che ad esempio contengono che so un certo prefisso preceduto da tot lettere, cioè nei casi in cui io voglio usare veramente un'espressione regolare in senso stretto, allora regex è l'unico modo. In un caso del genere, effettivamente usare contains andava bene uguale. A tal proposito, ad esempio, possiamo appunto vedere un caso in cui può essere utile usare l'espressione regolare, sempre in questo senso, però facciamo così, allora togliamo un pochino di cose, sbianchiamo un po' di roba, allora siamo sempre alle persone che sono filologi, no? Semplificando un po', siamo alle persone che hanno come occupazione filologo, e mi interessa vedere i casi in cui la descrizione in italiano ha l'iniziale maiuscola, mentre di solito dovrebbe averla minuscola. Come faccio una cosa del genere? Allora, vediamo un po' la risposta in chat. Ok. Allora, come facciamo?
per andare a fare un filtro sulla descrizione, io devo inserire esplicitamente il fatto che l'elemento contenga una descrizione, cioè lo devo proprio mettere. Quindi devo mettere la condizione, l'elemento, qui poi si usa un prefisso che trovate anche questa nella documentazione, dovrebbe essere perlomeno schema description, esatto, adesso non me l'ha preso, schema description, e poi ci metto tipo desk, no, per denominare la descrizione. Quindi questo vuol dire che l'elemento ha delle descrizioni, questo. A questo punto però devo aggiungere un'ulteriore specifica, cioè devo filtrare la lingua della descrizione, quindi filter, può andare anche a capo, insomma, non cambia molto, filter, lang, dentro lang ci metto la variabile, quindi desk, e poi qui specifico la lingua. La lingua della descrizione è uguale a it, è uguale all'italiano. A questo punto io ho questa variabile descrizione italiana, no? A questa variabile applico il regex, quindi metto un secondo filter all'interno del quale metto regex. Il regex si applica sempre a desk, virgola, e poi qui ci metto il regex. E a questo punto metto questo simbolino qua che sta per, anzi forse andava tra virgolette il regex, metto questo simbolino qua che sta per inizio della descrizione, e dopo l'inizio ci sta un AZ, che vuol dire lettere maiuscole. Se ho scritto tutto correttamente, questa query pur lentamente dovrebbe funzionare, se no, è stata anche velocissima. Wow, però aspetta. Ah sì, però non ho messo la desk tra le variabili, quindi ovviamente vediamo poco. Ok, così invece funziona. Oh, funziona perfettamente. 18 risultati. Vedete, 18 risultati, tutte queste sono descrizioni che hanno l'iniziale maiuscola che io vi posso divertire a correggere o a mano, un po' tedioso, ma si può fare a mano, tipo che so, entro qui dentro e vado e metto filologo minuscolo. Peraltro qui mi pare che abbiamo anche una forma invertita che è molto brutta, quindi la sistemo nell'alias, già che ci siamo. Che so, un'altra cosa che potrei fare invece, un'altra cosa banale che potrei fare, questo qui non c'entra, è invece fare una cosa del genere sugli alias. Per fare una cosa del genere sugli alias la procedura è abbastanza simile. Allora, al posto di questo ci mettiamo, allora, qual era il comando per gli alias? Adesso mi sa che non me lo ricordo. Dunque, quale potrebbe essere? Beh, allora, io mi sono accumulato una serie di cose nel corso del tempo in questa sottopagina che è la mia sandbox, esatto. Dentro cui dovrei avere anche, ok, scossa alt label, perfetto. Ecco, vedete, cercando in questa pagina di solito trovo i pezzettini che mi servono. Scossa alt label, alias. Lingua dell'alias italiano. Filtra l'alias. Dentro l'alias voglio trovare una virgola. Mettiamoci alias qui. Facciamo ripartire. Hola, abbiamo 16 alias italiani con virgole al loro interno. Anche questo è bruttino, quindi anche qui cosa si fa? Si entra dentro, tipo Jean Gaspar Gavaerz, e banalmente vado e faccio fuori, peraltro direi che non c'è solo in italiano, ma ci sono un pochino di cose particolari, quindi faccio fuori barra sistemo quello che va sistemato, che mi sa va sistemato in varie lingue. Beh, adesso lo facciamo solo sull'italiano e il tedesco, così tanto per esempio, e vedete qui non c'è più la virgola nell'alias, e così come non c'è più qui, ad esempio, che so, in questo caso invece, anche qua sì, vabbè, viene inserito sia in forma diretta sia in forma inversa, la forma inversa non ci serve, quindi andiamo banalmente a togliere questi alias che contengono virgole, e anche questa descrizione che oggettivamente è brutta. Ok, molto bene, questo non c'entra. E
E quindi appunto abbiamo visto anche l'applicazione, a questo punto abbiamo visto schema, allora con schema description vado alla descrizione, con scosalt label vado all'alias, mentre l'etichetta si raggiunge con rdfs label, quindi label, label in italiano, label, e nell'etichetta cosa mi interessa? Che so, i filologi di nome Enrico, che ne so, filologi di nome Enrico, quanti sono? Vediamo subito, sono 8, ecco, vedete, 8 Enrico, vabbè, adesso sono uguali, perché ovviamente gli sto chiedendo la label in due modi diversi, ma equivalenti, perché gliela sto chiedendo sia così, che quindi poi va qua, sia così, che poi va qui, quindi ok, questo è un pochino ridondante, non chiediamogliela in questo modo, ma il risultato sarà equivalente, perché appunto, ecco, vabbè, adesso abbiamo tolto la colonna doppia, ma di fatto funziona. E quindi appunto abbiamo visto anche come fare il filtro su regex. Poi volevo mostrare invece la cosa relativa ai site link a Wikipedia, quindi invece sempre i nostri filologi, cosa gli chiediamo? Vabbè, rimettiamo il modo di chiedere l'etichetta, è quello facile, questo qui, quindi qui ci rimettiamo item label, e le filologi, domanda in chat, puoi fare un esempio per filtrare il label in italiano? Ah, quello è ancora più facile, il label in italiano vuoto, assenti, sì, si può fare, allora aspettate, togliamo questo. Allora, questo è ancora più semplice perché, vedete, io ho questa condizione, l'elemento ha un'etichetta, l'etichetta è in italiano, no? La metto in minus e dovrebbe funzionare. Vediamo un po', vabbè, qui non ha senso a questo punto che gli chieda l'etichetta, questa colonna qui, vabbè, finisce vuota, però così dovrebbe funzionare, esatto. 6674, ammazza quanti, non hanno un'etichetta in italiano. Wow, notevole. Quindi la maggioranza. E apriamo il primo giusto per fare un esempio. Se non ha l'etichetta in italiano, vedete, adesso l'aggiungo così en passant, Gerhard Helbig. Sì, è bastato molto semplicemente mettere il minus qua. Lo stesso vale anche per la descrizione. Se io qui al posto di RDFS label ci metto schema description, desk, poi in realtà potrei continuare a chiamare la variabile label anche se è una descrizione, però è brutto, ma di fatto il sistema non è che me lo impedisca. Comunque adesso se io ripeto la stessa cosa sulla descrizione, 8930, manco una descrizione italiana. Vedete? Primo risultato, Hiob Ludolf, orientalista tedesco, direi, orientalista tedesco, aggiunta così ad occhio, e niente, appunto, quindi abbiamo visto anche come si beccano i casi di etichetta in una certa lingua assente. Bene, a questo punto, ecco, volevo fare invece la cosa relativa ai site link, cioè alla presenza o assenza di, ad esempio, che so, Wikipedia in italiano, e funziona in modo simile, allora, funziona in modo simile, cioè funziona con item, anzi, in questo caso è il site link che va come soggetto, quindi un articolo di Wikipedia, schema about item. Se io faccio così, ottengo, mettiamolo anche qui come variabile, tutte le voci di Wikipedia associate a questi elementi. Gli elementi che non hanno voci di Wikipedia scompaiono dalla query, ovviamente. Quindi adesso la vediamo, giusto per fare un esempio. Ci metterà un pochino, ecco, questo qua è documentato qui, vedete? Wikiurl, schema about, item. Quindi appunto l'elemento è oggetto e l'articolo di Wikipedia è soggetto. Vedete un po', la query non è velocissima, però arriva. Ecco, abbiamo un po' di risultati, insomma i filologi sono ben presenti sulle varie Wikipedie. Vedete, ecco, elemento, etichetta, link alla voce. Elemento, etichetta, link alla voce.
Se io voglio ottenere anche i filologi assenti su Wikipedia, metto questo in optional. Banalmente metto questo in optional e allora nel caso in cui il filologo sia assente su Wikipedia, semplicemente la colonna 3 sarà vuota. Molto facile, infatti vedete che i risultati aumentano a 23.000, perché questo vuol dire che ci sono un buon 4.000 filologi che non sono presenti in nessuna Wikipedia, ma solo su Wikidata. Adesso purtroppo in questo modo non posso fare l'ordinamento per colonna, perché le colonne sono andate a quello a farsi friggere, però se potessi fare l'ordinamento per colonna, vi mostrerei che ci sono filologi che non sono presenti in nessuna Wikipedia, ma forse ce la faccio comunque. Ecco, vedete, tipo sono andato proprio in fondo ai risultati, vedete che ad esempio questi ultimi due, ma anche insomma vari di questi, non hanno una voce di Wikipedia e quindi appunto sono presenti comunque. Domanda in chat. Solo le Wikipedia in una certa lingua, esatto. Solo le Wikipedia in una certa lingua, come lo facciamo? Lo facciamo mettendo poi su article un filtro a regex, direi. Una delle cose più facili è metterci un bel filtro su regex, quindi filter regex, article, e dentro article io gli chiedo che ci sia, ad esempio, it.wikipedia, banalmente. E a questo punto lui riparte, oddio, forse gli devo mettere str, vediamo, se gli devo mettere str, boh, ce lo metto, infatti gli devo mettere str, esatto, perché article è un link, quindi se non gli metto str lui non funziona, quindi ok, filtra sul regex la stringa dell'articolo che contenga it.wikipedia, risultati 698. Quindi abbiamo 698 filologi presenti su Wikipedia in italiano con il link alla loro voce. Se io voglio i filologi assenti in Wikipedia in italiano, anche banalmente per fare una lista per poi andarli a creare, cosa che viene fatta, cosa faccio? Nego questo. Quindi tutti gli elementi che non hanno un articolo ad essi collegato, un articolo che sia di Wikipedia in italiano, quindi metto un minus su questa roba, faccio ripartire e otterrò tutti gli elementi in cui l'articolo di Wikipedia in italiano manca. Constatiamo infatti, anche questa non è velocissima, ma quando si caricherà alla fine vedremo che tutti i filologi caricati sono assenti da Wikipedia in italiano. È solo questione di tempo. Tutte queste query che comprendono i filtri sono più lente, talvolta un po' di più, talvolta un po' di meno, ma i filtri rallentano inevitabilmente. Però cioè, questo non vuol dire che vada in time out, perlomeno, non credo. Ne dubito, però si sa mai. Se andasse in time out, ecco appunto, limite per il time out raggiunto, wow. Allora, questo non era prevedibile, vediamo un po' come l'ho fatto in altri casi. Ecco, un modo però migliore è questo qua. Infatti, vedete che ci si ricorda, ecco, meglio così, oh, che bello, sì, è meglio così. Un metodo però alternativo al filtro su regex, che è un po' dispendioso, come vedete va in time out, così avevamo mostrato anche l'esperienza pratica, è invece usare questo, là, article, schema is part of, e poi ci si mette, ad esempio, Wikipedia in italiano. Questo dovrebbe essere meglio, credo. Vediamo. Credo che questo sia più veloce, quindi, sì, è molto più veloce, wow, non la fa andare in timeout, ma che bello. Ok, e quindi appunto, ecco, con schema is part of, non va in timeout. Se io volessi prendere tutti gli elementi che non hanno né Wikipedia in italiano né Wikipedia in inglese, come faccio? Allora, dunque, prima facciamo tutti gli elementi che hanno sia Wikipedia in italiano sia Wikipedia in inglese. Per fare tutti gli elementi che hanno sia Wikipedia in italiano sia Wikipedia in inglese, banalmente io aggiungo un'altra condizione, che però
non può essere fatta semplicemente così, perché se io faccio così, article, schema about item, article è parte di Wikipedia in italiano e article è parte di Wikipedia in inglese, non esiste nessun articolo che è parte sia di Wikipedia in italiano sia di Wikipedia in inglese, quindi questa dovrebbe dare zero. Vediamo un po' se da zero. Se non da zero, mi smentisco, però dovrebbe dare zero, infatti da zero. Quindi io cosa devo fare? Devo fare che article è parte di Wikipedia in italiano, ok, e poi ci mettiamo che un secondo article, tipo che so, l'elemento contiene anche un article to, per dire, article to, che è parte di Wikipedia in inglese. In questo modo dovrebbe funzionare, dovrebbe darmi esatto 379 elementi, mettiamoci anche nella variabile, mi dà 379 elementi che sono parte di entrambe. Vedete, tipo Conrad Hoffman, parte sia di Wikipedia in italiano sia di Wikipedia in inglese. Come faccio a invece prendere gli elementi che non hanno nessuna delle due? Metto il minus su entrambi. Quindi minus qui. Anzi, sì, meglio se metto due minus separati, penso. Penso che sia meglio metterne due separati che non uno unico su tutto. Anche se fosse uno unico su tutto è uguale, però io ne metto due separati. Mettendo i due minus ottengo tutti gli altri elementi che non hanno nessuna delle due, cioè sia quelli che non hanno la prima, sia quelli che non hanno la seconda, cioè tutti quelli che non hanno nessuna delle due. Ecco, molto semplice. E quindi abbiamo visto anche i cycling. La cosa dei conteggi, che io era l'ultima cosa che mi ero segnato, l'avevo già parzialmente mostrata la volta scorsa. Però la possiamo mostrare con lievemente più calma, del tipo, allora facciamo un esempio. Facciamo un esempio, che esempio potremmo fare? Allora, filologi che hanno, allora, siamo sempre nei filologi, filologi che hanno figli. Quindi selezioniamo soltanto i filologi che hanno almeno un figlio. Vediamo un po'. Ovviamente nella gran parte dei casi non sappiamo se hanno figli, cioè nella gran parte dei casi l'informazione su Wikidata è del tutto assente, però ecco, cioè, anzi, cioè, il punto qui è filologi che hanno figli che hanno avuto, che hanno fatto qualcosa di rilevante nella vita tale da finire su Wikidata. Il fatto che ci siano persone, vedete che qua c'è un'entità che compare due volte, perché l'entità compare due volte? Perché ha due figli, ad esempio, se adesso ci metto anche figlio e figlio label, ce ne rendiamo conto più facilmente, se no ce ne rendiamo conto meno. Allora, vediamo subito. Ok, ad esempio, tipo Francisco Indrain Hernandez ha avuto tre figli, Francisco José, Domingo e Félix Indurain Muñoz, quindi tre figli qui. Qui ce ne sono due, Hartwig Nissen ha avuto Henrik Nissen e Per Schjelderup o qualcosa del genere, Nissen. Ok, adesso per queste persone io potrei banalmente fare un conteggio dei figli. Come faccio? Allora, io raggruppo i figli in base al padre, no? Quindi raggruppo i figli in base al padre. Tutte queste quattro variabili io ci devo mettere un group by. Devo metterle, devo copiarle nel group by, se no ho default totale drammatico. Una volta che ho copiato queste altre variabili nel group by, io gli dico che voglio che lui conti count, che vuole, mi pare, una parentesi all'esterno, penso di sì, count una variabile, cioè figlio, as numero, top. Perché appunto io gli dico che lui mi deve contare i figli in base sostanzialmente al padre e il numero di figli sarà una variabile a sua volta a cui io devo dare un nome. Quindi io do il nome alla variabile numero di figli e la chiamo numero. Questa query dovrebbe funzionare. Vediamo un po'. Sì, ha funzionato. Vedete che il numero di risultati è sempre quello di prima. Però
però no, non ha funzionato, perché ad esempio Bernhard, Rudolf, Abeken è sempre, sono tutti uno. Perché sono tutti uno? Perché se io raggruppo, ovviamente, sì, ha un senso, se io raggruppo per padre e per figlio, è evidente che la combinazione di padre e figlio dà sempre come risultato uno. Quindi io cosa faccio? Tolgo il figlio, lo tolgo da qui, lo tolgo da qua, la faccio ripartire e stavolta il numero di figli verrà corretto. Vediamo subito. Esatto. Ecco qua, vedete. Americo Castro, un figlio. Josef Jungmann, uno. Alf Lumbard, due. Posso anche ordinarlo per numero. Chi è quello che ha più figli? John William Donaldson, sette figli. Ok. Cinque per Miles Dillon e così via. Ok. E quindi abbiamo visto anche il conteggio. Bisogna fare attenzione alle variabili che si raggruppano, perché se no i conteggi possono venire sballati tipo prima, però appunto il conteggio funziona, è una cosa utile. Ovviamente nelle query si può fare anche molto altro. Nella working hour, penso che abbiamo programmato una working hour sulle query, vedremo, l'abbiamo programmata, vediamo un po'. Non ne sono troppo sicuro. 29 dicembre, wow, bellissimo, che penso sia l'anniversario della prima lezione che abbiamo fatto l'anno scorso, non vorrei sbagliarmi, ma vediamo un po' se è corretto quello che ricordo, mi pare che fosse il 29 o 28 o 30, uno dei due, vediamo un po'. Incontri di formazione era il 28, quindi ok. Anniversario più un giorno della introduzione a Wikidata, che era la prima lezione fatta da GVMAM. Molto bene. Ecco, il 28 dicembre sostanzialmente sarà tipo a domande e risposta, cioè no, vabbè, forse facciamo lavorare anche voi, però poi sarebbe anche molto legato al fatto che voi chiedete come fare una certa query, perché non ci siete riusciti evidentemente, e io provo e spero di riuscire a fare la query che vi serve. Camillo, una cosa. Sì. Per questa lezione del 29, io ti posso mandare qualche frase da tramutare in query? Io voglio esplorare il mio catalogo, voglio sapere, ti scrivo, che ne so, quanti umani non hanno etichetta, che ne so, una roba del genere, le mando magari un po' prima, così. Certo, potete anche mandare, sì, non è una brutta idea. Va bene, potete mandare... Potete mandarmele a me, che la mia mail ce l'avete, o che so, se no potete mandarle pubblicamente sulla lista del GVMAB una serie di richieste da tramutare in query e poi le vediamo insieme il 29, non è una brutta idea. Va bene, grazie. Ma ecco appunto in quello che stavo dicendo, anche mandarle in lista di GVMAB, esattamente. E cosa ho scritto sotto? Meglio così tutti le vedono, giusto, infatti meglio così tutte le vedono. E comunque ecco, quello che volevo anche dire è che questa pagina che avete intravisto, cioè userepidosis/sandbox, contiene una serie, in questo super paragrafo remember, contiene una serie di query di vario tipo che appunto, come avete visto anche in questa lezione, ogni tanto qualcosina me la dimentico e vado a ribeccarla qui con un bel cerca nella pagina, o se no anche aiutandomi con i titoli di paragrafo. Insomma, c'è più o meno, a spizziche e bocconi, c'è più o meno tutto quello che so fare allo stato attuale. Quindi potete anche voi dare un'occhiata qui, se c'è qualcosa che non sapete fare, ed è possibile che riusciate a interpretare queste query e riadattarle ai vostri scopi. Comunque, siccome attualmente sono le 6:03, abbiamo ancora una decina di minuti se volete fare delle domande già adesso. Quindi intanto interrompo la condivisione. Prego, domande di query, cose che ho detto troppo in fretta e che non sono chiare.
stato bello se è tutto chiaro. Allora, vediamo un po'. Chat. Colori diversi ai count, cioè su mappa. Quello si fa con layer. Ci sono degli esempi. Se cerchi layer, se cerchi layer, punto di domanda layer, dentro... Fai vedere come cercare negli esempi, Camillo. Cosa? Fai vedere come cercare negli esempi qualche comando specifico. Tipo layer, filter. Allora, diciamo... Condividi lo schermo. Gli esempi, allora, dentro gli esempi questi... Ok, qua se io cerco layer qualcosa viene fuori, tipo... Ok, mappa dei ghiacciai, vedete che il layer sta, dove sta? Ah, qui lo fanno in modo diverso da come l'ho sempre fatto io, per dire, interessante. Qui usa come layer, area, scale, vabbè, facciamola partire così vediamo cosa viene fuori. Vediamo un po'. Questo ad esempio è un modo per, di fare il layer che io non ho mai visto, ma questo... cioè, appunto, mostra che cose diverse si possono fare con vari modi. Ah, proprio... Ok, bello, carino, simpatico. Quindi questi qui sono mappa dei ghiacciai, mappa dei ghiacciai, e il layer rappresenta l'area, quindi in chilometri. Quindi ok, è in base all'estensione, dove la gran parte dei ghiacciai pare che siano estesi 3 chilometri, ad occhio e croce, se capisco bene. E poi ce ne sono alcuni più piccoli e altri più grandi. Tipo se clicco su uno, vabbè, no, non è selezionato, però vediamo un po' se ho capito bene. Ah no. Ah, no. Perché in realtà forse lui ricava l'area. Peraltro questo è... Vabbè, no, non mi fido. Lui ricava l'area da quanto sono... dalle coordinate, mi sa. Dalla precisione delle coordinate ricava l'area, ok. Ok, vabbè, questo era... Ok, qui comunque è un modo di fare il layer che io non ho mai visto, onestamente. Ma vediamo un po' l'altro esempio con layer. Vediamo subito. Esempi, esempi, esempi. Layer, il primo, bancomat intorno a Monaco. Qui il layer viene fatto sempre in quel modo che io non ho mai visto. Ok. E il layer in questo caso è la banca. Ok, la facciamo partire. Sì, non è un brutto modo effettivamente di fare il layer, sensato. Allora. Vediamo un po' se non da time out. Qui vedete una serie di comandi che io non saprei oggettivamente fare, però appunto è sempre un'occasione per imparare. Qui addirittura vengono usati dei prefissi che vengono definiti qui sopra e che poi vengono usati più sotto. Non sono sicuro che questa query ce la farà a finire, però ecco, comunque avete visto che esiste. Se no, un modo diverso di fare il layer è quello che trovate nella mia sandbox, quindi che trovate qui nella mia sandbox cercando nella pagina layer, e qui trovate credo due esempi di layer. Sì, uno è questo e uno è questo qua sopra. Quindi sì. Ok, togliamo condivisione. Grazie, alla prossima. Ok. Altre domande, idee? Appunto, c'è molto che non ho mostrato, ma anche perché appunto sono molte cose che ovviamente non mi è mai capitato di fare, poi anche a seconda dell'ambito in cui un'opera, se uno fa più query tipo geografico, verosimilmente avrò occasione di fare cose che io non ho mai visto. Carlo, idee di cose che non ho mostrato, che devo mostrare? No, non mi viene in mente niente. Potresti eventualmente mostrare delle query semplici che hai già pronte e spiegare come funzionano. Cioè, quindi
ne mostri una e dici questo fa quello, e il risultato è, non so se ne hai già pronte. Sì, ne ho, e come? Anche solo quelle che ci sono in quella pagina lì, se no, vabbè, queste qui, allora, quelle... Dunque. Partendo magari da cose semplici anche. Sì, infatti, ma queste qui erano quelle abbastanza simili che mi ero preparata, vedete queste. Questa qui è sempre la pagina Queries Exp. Allora, qua sotto tre cani base, elementi che hanno l'identificativo della Treccani online, semplice. Elementi che hanno l'identificativo della Treccani online e di cui poi vado a tirar fuori anche l'etichetta. Vedete, vado a tirar fuori anche l'etichetta con questo modo, con item label. La medesima cosa di qui sopra, quindi elementi che hanno la Treccani tirando fuori l'etichetta, ordinati in ordine discendente in base all'identificativo della Treccani. Vedete, order by desk. Elementi che hanno l'identificativo da Treccani e che hanno l'etichetta, eccetera, limitati a 1000, quindi il limite a 1000. Elementi che hanno la Treccani e che sono esseri umani, cittadini della Repubblica Italiana, sempre con le etichette e il limite a 1000. Elementi, qua, elementi che hanno la Treccani e che sono umani, ma che non sono cittadini della Repubblica Italiana, vedete il minus, sempre con le etichette tirate fuori. Elementi che hanno la Treccani online, che sono umani e che sono cittadini o della Repubblica Italiana o del Regno d'Italia, quindi c'è l'unione, per cui che sono cittadini o di uno, dell'altro, di entrambi. E io gli chiedo la nazione come variabile per poi mostrarla, vedete che chiedo la nazione e poi la mostro, sempre con le etichette, vabbè, questo ormai è scontato. La medesima cosa di qui sopra, e in più mostro anche come opzionale l'enciclopedia italiana, vedete l'enciclopedia italiana viene mostrata come opzionale. Poi qui abbiamo la medesima cosa di qui sopra con un ulteriore filtro. La persona deve avere un luogo di nascita e il luogo di nascita si trova in Toscana. Vedete che qui c'è la ricorsività, cioè si trova in una unità amministrativa che, risalendo ricorsivamente verso l'alto, si trova in Toscana. Ok. A questo punto aggiungo un'ulteriore condizione, cioè il luogo di nascita deve avere anche delle coordinate, vedete qui le coordinate, che poi vado a mostrare in modo da poter mostrare il tutto su una mappa. E questa cosa qua mi sa che la stessa cosa di prima è la stessa cosa di prima con una minima differenza. Semplicemente la persona deve avere anche una data di nascita e ho messo anche l'immagine opzionale. Quindi, ok, questa era proprio una lista di query, in realtà di query base che si rifacevano alle cose dette la volta scorsa. Può essere un buon ripasso, insomma. Queste qui non mi paiono difficili del resto. Togliamo condivisione. Domande finali. Bind, mi pare non ci sei passato. Sì, non ci sono passato. Bind serve per dare un nome a una variabile o anche a un esito di una, anche all'esito di una cosa strana, insomma. Però diciamo, io banalmente potrei anche fare una cosa di questo tipo che adesso mostro a schermo. Datemi un attimo. Dunque, se io Scusami prendo. Camillo, te lo dicevo perché magari è una funzione che è utilizzabile proprio per quel caso del 1º gennaio di un anno, cioè che credo, o no? Sì, si può, quello sì. Anche se io mi sa che non l'ho mai fatto, però penso che si possa fare. Ne riparliamo magari la prossima volta. Un altro uso che si può fare del bind, più banale ma comunque carino, è ad esempio questo tipo. Se io metto bind WDT P3365 as Treccani property, tanto per dire, poi posso usare Treccani property qui.
tanto questo qua, in realtà questo è proprio un uso grafico, però oh, carino, funziona. Cioè, un uso grafico per praticamente così ripristino una tripla di sole variabili, anche se in realtà una variabile l'ho definita come essendo una proprietà, vedete? Questo è un uso meramente grafico di bind. Poi si possono fare usi di bind anche che sono usi di sostanza, e per quello rimando direi alla prossima volta, anche perché magari me le devo guardare un po' meglio anch'io. Sì, questo è Queries Exp, che è quello facile, che è quello che appunto ho sempre mostrato a schermo, mentre quello con tutti gli arnesi che ho accumulato nel corso del tempo è la mia sandbox, banalmente, quindi la mia sandbox che è questa qua. Esatto. Ok. Penso che a questo punto forse possiamo addirittura chiudere. Se non ci sono altre domande. Quindi sì, mandate le vostre query, cioè mandate le vostre cose da tramutare in query in lista GVMAB, tanto il primo che le manda poi gli altri si accodano in risposta e può essere una buona base anche per me per studiarmi qualcosa e in generale sì, per poi prendere ispirazione il 29 di dicembre. Che bello il 29 di dicembre. Poi quanti saremo, Camillo? Saremo io e te il 29 dicembre. Infatti.